Il divertimento è il Bowling 70s a Cerasolo Ausa, sulla superstrada di San Marino. Dopo due trasferte consecutive, il Rimini torna a Neri dove ottiene due settimane prima l'unica vittoria di campionato ai danni del Forlì. Mastro Nicola manda in panchina Ronchi e Casolla, si affida a Vuttai e Pecci in avanti, mentre il Seravezza, che ha conosciuto gli unici tre punti a domicilio con la Marinanese Cattolica, arriva da due sconfitte consecutive, tra Forlì e Aglianese. Al tecnico Vangioni, al suo quinto anno alla guida dei Toscani, è affidata la Mission Impossible. Tra i titolari spicca l'ex San Marino, Grassi. Arbitra la gara Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro, coadiuvato da Cardinaletti di Iesi e Gambino di Nocera Inferiore. Pronti e via, e la prima azione di marca ospite. Bisogna attendere il minuto 11 quando Verratti è sulla traiettoria sul tiro dalla distanza di Ferrante. L'arbitro segnala una posizione di offside. Il Rimini replica 60 secondi dopo, quando dal corner battuto da Massetti il pallone si alza stranamente, andando a favorire l'inserimento di Gigli, che di testa sorprende Orsini sul secondo palo, dando il vantaggio a Rimini e timbrando il secondo centro di stagione, andando giustamente a festeggiare la marcatura con il compagni. Il replay ci aiuta a gustare meglio la prodezza del centrale difensivo biancorosso. La partita è a vara di emozioni. Al 29esimo Scott è costretto ad intervenire in uscita su questo pallone gettato nella propria area di rigore, mentre dall'altra parte, dalla bandierina, arriva il colpo di testa di Pecci, allontanato dalla difesa di Seravezza dinanzi alla porta, difesa da Orsini. L'ultima emozione, si fa per dire, arriva con questo colpo di testa di Mussaffi, che non inquadri il bersaglio. Squadra a riposo, sull'1-0. Nella ripresa lo scenario cambia. Assistiamo a una partita dinamica con gli ospiti alla ricerca del pareggio, mentre il Rimini spreca tantissimo. L'occasionissima arriva dopo 30 secondi per chiudere il match. Questo lancio di Ricciardi coglie Massetti, cross al centro per Pecci, il quale viene murato sulla ribattuta. Vuttai si divora un gol fatto incredibile davvero. Il Seravezza inizia a mettere il naso nella metà campo di casa. Bortoletti viene chiuso tempestivamente. La direzione del signor Catanzaro non è esemplare. Questo intervento scomposto non viene sanzionato dal direttore di gara, che manda su tutte le furie la panchina ospite, anche se su capovolgimento di fronte Vuttai viene fermato per dubbio offside. Le recrimini costano cara al dirigente Rimini Fabbri, che sarà ammonito. Al 15esimo Pecci torna a giocare palla a terra, ma la sua conclusione è da dimenticare. Primo piano per la giovane speranza biancorossa. Sul capovolgimento di fronte un rimpallo favorisce il Seravezza. Tacco di Verratti a smarcare l'ex San Marino Grassi, che infila Scotti con un diagonale preciso che non lascia scampo all'estremo di casa. 1-1 e ristabilita la parità in campo. Il Rimini crea ma non realizza. Vuttai fa buona protezione della sfera in questo caso, ma calcia malamente. Siamo al 32esimo della ripresa, mentre poco dopo, da calcio piazzato, Ricciardi mette questo pallone che reca qualche grattacapo di troppo agli ospiti, che tuttavia non rinunciano al colpaccio. La combinazione Bongiorni-Andrei manda in porta quest'ultimo, che spreca così. Gli ospiti ci riprovano con l'asse Granaiola-Bortoletti, cui colpo di testa si spegne alto. Il Rimini ha la grande chance di vincere il match al 93esimo, quando Casolla, appena entrato, aiutato dalla respinta corta del pallone nell'area piccola, a due passi fa gridare al gol il pubblico di casa, ma la sfera di entrarne non vuol proprio saperne. Termina qui la gara con il Rimini che conquista il suo quinto punto di stagione, con una prestazione non certamente brillante e con qualche pausa di troppo.